Operazione X Factor, filmata da The Jackal per Sky, si è aggiudicata questa edizione dei BCE Awards di ADC Group. Ma The Jackal e Sky hanno fatto incetta di premi in questa edizione, infatti per Sky anche il premio speciale Best BCE Company e per The Jackal il premio Best Agency e Best Creative Department, sempre legato ovviamente al Branded Content and Entertainment. Raccontiamo innanzitutto questo progetto, che cosa avete pensato? In realtà l'insight di campagna partiva da un obiettivo molto sfidante, ovvero quello di utilizzare il second screen per portare gli utenti del web a vedere un programma TV con un target TV che tende sempre di più ad invecchiare e interagire meno con il pubblico. Oggi gli utenti sono sempre più abituati ad essere protagonisti e autori dei contenuti di cui soffruiscono e quindi la sfida era rendere quegli stessi utenti autori di un programma televisivo noto, un format noto e chiuso. Abbiamo inventato uno storytelling parallelo, Fruity racconterà meglio la trama, in cui in pratica con un format già studiato dai The Jackal abbiamo sfruttato la cross-medialità per interagire con un programma che andava in diretta su Sky 1. Abbiamo creato questa sottostoria al programma in cui si scopre che i The Jackal hanno creato una serie di cyborg per far dire cose famose in TV e poi vabbè, c'è una storia d'amore in cui Fru si innamora della Mayonki e la Mayonki lo ricambia. Ma non raccontarla ora. Quindi insomma raccontaci dal tuo punto di vista com'è andata, che sei stato protagonista di questa storia d'amore. No, diciamo che per quanto sia contento di aver ricevuto tutti questi premi per me e per tutto il gruppo, fra cui il Grand Prix di questa edizione, niente sarà equiparabile al premio di Mara Mayon che mi dice ti amo in diretta televisiva e questo penso sia un risultato per tutti quanti, ancora più che per me. Assolutamente. Ecco, per Sky un progetto di questo tipo che cosa significa? Voi avete appunto nell'intrattenimento una delle vostre chiavi, come mai avete deciso di fare questo progetto? Ma per noi un progetto come questo significa aprirsi in maniera nuova e sempre di più all'interazione con le persone che guardano i nostri programmi. Un'interazione che solitamente con un programma come X Factor avviene in tanti modi, con il voting, con la partecipazione degli utenti. Abbiamo trovato questa, come diceva Anna, questa sottotrama per permettere agli utenti di entrare in maniera ancora maggiore all'interno della storia del programma. E quindi di questo siamo molto soddisfatti perché era una modalità molto nuova su un programma noto, renderlo ancora di più e diversamente popolare è stata veramente una cosa bella, infatti siamo molto contenti. Ci sarà un seguito? Chissà. Chi può dirlo? Chissà. Insomma, queste sono storie che non hanno né un inizio né una fine, diciamo, ma esistono nell'universo. Esattamente, diciamo che Fru è bellissimo, quindi che ci si rinnamori di lui è plausibile. E invece, tornando proprio al discorso Branded Content and Entertainment, sì, per voi quali sono i punti di forza di questa modalità di comunicazione? Per noi significa sfruttare il social in una maniera che io tecnicamente chiamo two way, ovvero non più il brand che racconta di sé, ma un brand che si mette in gioco, che gioca con gli utenti, che gioca con un gruppo creativo che ormai, se non il primo in Italia, secondo me il primo in Italia, ma è sicuramente fra i primi in Italia, e quindi avere questo spazio in cui si può parlare, si può entrare veramente in contatto e si può giocare è quello che secondo me fa la differenza per un brand, diciamo così, del nuovo millennio, anche se ormai siamo 2019, però di un brand attuale, ecco. Come dicevo prima, avete vinto anche il premio speciale come migliore dipartimento creativo. Come si fa a trovare sempre nuove idee e legare bene ai brand? Sì, in realtà su questo ci terrei a fare un ringraziamento speciale a tutto il gruppo, perché in realtà i The Jackal non sono solo i tre volti che abbiamo visto nella macchina a cantare Despacito o che vediamo nei video. È una content factory che impegna molte persone, tanti giovani talenti e tante professionalità differenti, e attorno a cui ruota un lavoro in cui tutti quanti impieghiamo tanta passione
passione, e forse questo è il segreto principale per cercare sempre di raggiungere un obiettivo più alto, alzando l'asticella, producendo contenuti sempre di una qualità molto alta, con idee creative in linea con i brief che ci vengono posti e sempre fedeli alla nostra identità e agli utenti che ci seguono. Ringraziamo Anna Manzo, Gianluca Fru e Marco Storti per ADV Express TV, Serena Piazzi.